antibiotico iniettato con una siringa e qui rappresentato da questi simpatici aeroplanini non darà tregua agli stafilococchi. Questo è poco ma sicuro. Intanto i batteri ignari continuano a fare danni. All'attacco! I batteri non hanno scappo. Ma che cosa succede? Accidenti, ma saranno milioni. È inutile, sono troppo numerosi. Non possiamo farcela, sono decisamente troppi. Meglio fare una ritirata strategica e anche una svelta. I globuli bianchi polinucleati distruggono il nemico fagocitandolo. Ed ora sembrano più affamati che mai. Che scorpacciata! Stanno inoltre per arrivare i macrofaghi, i nostri amici spazzini, che usano la stessa tecnica dei polinucleati, cioè eliminano il nemico inghiottendolo. Mancano all'appello solo i linfociti B che combattono lanciando sul nemico gli anticorpi specifici. Speriamo che arrivino presto. Bravo, macrofago! Bel colpo! Li odio, maledizione, sono stufo! Non ne posso più di questa vita da microbo! Forse la nostra unica possibilità è di buttarci là dentro e presto! Avanti, venite! Li odio tutti! Capo, forse ci converrebbe tornarcene a casa. Ma che diavolo dici, sei pazzo? È qui casa nostra e poi con quell'esercito alle coste le sarebbe troppo pericoloso. Ma che cosa mi tocca sentire? Giuro che io non li capisco. Mi chiedo se non siano impazziti del tutto. Siete dei cretini, dei bacilli tarati, degli idioti. Noi non abbiamo scelta, volete capirlo? Perché siamo dei parassiti. Dei parassiti, pezzi di idioti. Abbiamo bisogno di un corpo estraneo per sopravvivere e per svilupparci. Il corpo dove siamo ve lo garantisco è perfetto, quello che ti vuole. Quanto prima saremo di nuovo in grado di duplicarci, di moltiplicarci, di ridiventare numerosi come prima. Molto presto, quando sarà tornata la calma, ci serve solo un po' di tranquillità. Ma ecco i linfociti B con gli anticorpi. Guarda chi si vede, delle vecchie conoscenze. Questa spedizione promette di essere assolutamente spassosa. Così gli anticorpi specifici distruggono gli ultimi nemici. Ehi, aspettatemi! Non me ne andate tutti aspettando! No! Tu è sicuro? Ora infatti potremo tutti metterci a ricostruire in santa pace. Ho più bisogno del nostro ossigeno per l'energia. La strada è interrotta. Oh, si sono già naturalmente create delle deviazioni che ci permetteranno di raggiungere la grande circolazione. Adesso basta, PT. Riposati un pochino. Vi ho portato qualcosa per sollevarvi il morale. Che bello! Buon appetito! Davvero non preferisci le arance? Ma che... È tutta colpa di questa barba. È vero che il morale è alto e questo è importante, mi fa piacere. Sono molto contenta, dottore. Il mio Pierro sta già meglio. Sì, la frattura si sta saldando rapidamente e il caldo è buono. Allora potrò andarmene presto. Beh, questo è ancora da vedere. Credo che dovrai avere ancora un po' di pazienza, figliolo. Non era uno scherzo, la tua fortuna, sai. E se ti mettessi a camminare prematuramente, potresti avere delle complicazioni. E sarebbe un vero peccato. Ma io sono stufo di starmene a letto. Quindi riposandoti tu aiuti il tuo organismo, che invece sta lavorando e molto più di quanto tu non immagini. Non puoi sovraccaricare con il tuo peso una struttura ancora fragile.
Rischi di rompere tutto. Tu invece potrai molto presto tornare a saltellare come una lepre. Scusi la domanda, dottore. La gamba tornerà solida come prima. Solida come prima? No. Nel punto dove è avvenuta la frattura, in futuro sarà infinitamente più solida. Potrebbe sopportare il peso di 20 ragazze o di una tonnellata di ciccia, parlando per assurdo, naturalmente. Lei non mi sembra il tipo da imbarazzare. E come fai l'organismo ad aggiustare un osso quando così resistente? Oh, non è assolutamente complicato. Il primo elemento è il nutrimento, l'aiuto che viene dall'esterno, cioè tutte le sostanze che il sangue porta alla frattura. Poi c'è il midollo dell'osso rotto che contiene delle riserve da utilizzare in caso di necessità. E il lavoro non subisce rallentamenti. Ognuno compie il proprio dovere senza perdere tempo e con la massima cura. E infine, so che forse vi stupirete, nel corpo umano si trova molto calcio instabile, o vagante se preferite, e ci sono degli ormoni che lo aiutano a spostarsi, cioè ad andare dove può essere utile. Per destinarlo al cuore, ai muscoli, ai nervi, che ne hanno bisogno per svolgere il loro lavoro. Oppure per fissarlo, come in questo caso, alle ossa che devono irrobustirsi. Ma la vitamina D serve anche a fare assorbire più calcio dall'intestino, in modo che l'organismo ne abbia una maggiore quantità a disposizione. Ricordate, ragazzi, proprio perché dovete crescere, avete bisogno di tanta vitamina D. E poiché questa si attiva con la luce del sole, in estate e comunque durante le belle giornate, rimanete il più possibile all'aperto in maglietta e pantaloncini corti. Il sole vi aiuterà a diventare grandi e ad evitare quella malattia chiamata rachitismo. Allora, come va? Ci siamo, ragazzi, ormai siete praticamente guariti. Tu ti fai seriamente la rieducazione, che è molto importante, eh? Fa un po' vedere. Ah, quei segnetti bianchi significano mancanza di calcio. Devi consolidare i risultati ottenuti e puoi farlo mangiando formaggio e bevendo molto latte. E non mi sembra che sia una dieta così terribile da seguire dopo tutto. Anzi, il latte è buono. E poi avete sentito, va bene. Quanto a te, Pierrot, dovrai approfittare delle belle giornate. Infatti avrai bisogno di molto sole. Il sole ha la proprietà di stimolare gli ormoni specifici. E più correranno quegli ormoni con il loro carico di calcio, più rapidamente potrai correre anche. Le ossa. Una struttura solida e al tempo stesso delicata, di cui dobbiamo avere cura come del resto di tutti gli organi che compongono il nostro corpo. Ricordate, ragazzi, una vita sana per un organismo sano.